Non tutti sanno che uno dei più importanti siti archeologici nel territorio di Roma capitale si trova al 12° miglio della via Prenestina antica. Si tratta della città di Gabii. Nel suo periodo di maggior splendore, Gabii controllava la bassa valle dell'Aniene, rappresentando un importante centro politico e culturale prima dell'ascesa di Roma. Oggi il sito archeologico si estende per circa 70 ettari ed è di proprietà del demanio dello Stato, assegnato in uso dal Ministero della Cultura alla Soprintendenza Speciale di Roma. Al di sotto del terreno di campagna sono ancora in gran parte conservate le principali strutture e gli edifici dell'antica città, e c'è ancora tanto da scoprire. Con il progetto Gabii Insieme si è deciso di valorizzare quest'area archeologica e di aprirla al pubblico con visite guidate e su prenotazione. Ne parliamo con l'architetto Chiara Andreotti e l'archeologo Rocco Buchicchio, responsabili del sito. Dove ci troviamo e quali sono le attività di valorizzazione che interesseranno l'area archeologica? Noi ci troviamo nell'area archeologica di Gabii, a circa 20 km dal centro storico di Roma. Alla nostra destra corre la via Prenestina Nuova. Alle mie spalle notiamo il santuario di Giulone Gabbina, che è tuttora studiato da enti internazionali come il Museo del Louvre. Infatti sempre alla mia destra ci sono gli scavi che in concessione con il Museo del Louvre permettono di indagare quest'area archeologica molto importante che si trova appunto tra il santuario di Giunone Gabbina e il cosiddetto foro. Grazie a un protocollo d'intesa firmato tra la Soprintendenza Speciale di Roma, l'Università di Studi di Roma Tor Vergata e Roma Capitale, in particolare il Municipio VI, si sta sviluppando un progetto di valorizzazione che si chiama Gabii Insieme, che permette di poter fruire dell'area archeologica attraverso 7 domeniche, da giugno a ottobre, con delle aperture straordinarie. Si potrà accedere con una semplice prenotazione. La mattina ci saranno ben 3 visite guidate, che saranno condotte da studenti dell'Università di Studi di Roma Tor Vergata, e il pomeriggio ci saranno invece delle attività ludico-didattiche anche per i bambini e per le famiglie. Non ci dimentichiamo che attraverso queste visite domenicali sarà possibile anche vedere un'installazione del maestro Michelangelo Pistoletto, le 100 panchine, ed è questa anche una prima collaborazione tra arte contemporanea e un sito archeologico di Gabii, che ci siamo resi conto quanto ovviamente può funzionare. In che punto siamo ora e quali sono le particolarità di Gabii? Alle nostre spalle abbiamo la cosiddetta area urbana di Gabii, appunto una porzione dell'abitato della città latina di Gabii, con la strada basolata principale che va in direzione Preneste. Alle mie spalle la chiesa medievale di San Primitivo, che è l'ultima importante vestigia prima del definitivo abbandono dell'abitato gabbino. E l'importanza di Gabii ci è data innanzitutto dalle fonti, che ce la dipingono come uno dei centri più importanti dell'Latium Vetus tra l'VIII e il VI secolo a.C., prima dell'ascesa di Roma. Le fonti ci ricordano che, secondo la leggenda, anche Romolo e Remo vennero qui ad apprendere le lettere e l'uso delle armi. Ricordano poi la presa con l'inganno di Tarquinio il Superbo e le successive lotte che portarono alla fine dei Tarquini a Roma e alla stessa Gabii si conclusero con la battaglia del Lago Regillo, dopo la quale Gabii rientrò definitivamente nell'orbita di Roma. Ci sono delle porzioni scavate, ovviamente vanno messe in sicurezza per renderle fruibili, continuando comunque la ricerca, che in questo sito è importantissima. Per info e prenotazioni 060608.